ascolta Radiosa Music. Ma buona serata agli amici della redazione, buona serata a voi che ci state seguendo dalla radio e dalla TV come ogni giovedì sera. Io sono pronto per tenervi compagnia, perché diciamoci la verità, la fortuna in questo periodo è che ci possiamo fare compagnia grazie a Gin Tonic il giovedì sera. 120 minuti di pura, bella, simpatica, frizzante, pirotecnica compagnia, solo con noi! Radiosa Music, in radio, in TV e sulla nuova app. Guardare giù. Noemi, ci stavamo chiedendo con Marco come ha fatto a diventare ancora più bella la nostra Noemi. Secondo me ha seguito i consigli di Mariangela Aquila. Ma se seguite i consigli della nostra Daniela Mastrandrea, non fate male, perché anche stasera abbiamo una pietanza da farvi preparare. Sentirete quasi il profumo a casa vostra e dei rumori in cucina che non sono proprio rumori, sono musica per le nostre orecchie e per il nostro palato. Linea a Daniela. Buonasera a tutti, buonasera Gino, buonasera telespettatori e radioascoltatori. Allora, stasera siete nella mia cucina. La ricetta di stasera, vado subito a farla perché l'olio è già bello caldo e mi sono già portata avanti. Allora, sono i carciofi fritti, ma quelli fritti in maniera speciale, come faceva la mia mamma, come fa Pasquina, come fanno tante persone che conoscono e che fanno, diciamo, il carciofo fritto alla barese. Qual è il segreto? Ve lo svelerò. Intanto abbiamo pulito due carciofi, li abbiamo tagliati a fettine di questo spessore all'incirca e abbiamo praticamente messo, mi raccomando, del limone spremuto, e io metto anche del limone a pezzettini prima che l'abbiamo lavato, e poi l'abbiamo messo insieme con carciofi tagliati e con dell'acqua. Come fa mia madre? Che vedete sono bianchissimi, non si anneriscono e non si ossidano. Quindi abbiamo detto due carciofi, dopodiché della farina, dell'uovo sbattuto con, io faccio 50 grammi circa, ma poi vedremo che lo dovete comunque calcolare in un altro modo, di parmigiano grattugiato e 50 grammi di pecorino romano. Allora, perché vi ho detto che dobbiamo dare una, diciamo, misura circa, quindi non precisa? Perché il segreto di questi carciofi è che, guardate, praticamente l'impasto dell'uovo con il formaggio, un pizzico di sale e il pepe deve essere praticamente come se fosse una pastella. Guardate com'è densa, perché se gliene mettete poco non creerà questo effetto di frittella. Quindi prendiamo i carciofi, il pezzetto del carciofo lo impaniamo. Lo stiamo facendo in diretta perché stasera li mangio per voi. Solo poi tu. Li mettiamo in questa pastella, vedete com'è densa, 2 minuti, dopodiché, ecco in diretta, li friggiamo. L'uovo, l'olio è caldo. Sentite la musica. È un olio di arachidi, quindi il migliore per la frittura. Sentite che musica. La cosa che si vedrà fra un po', alziamo giusto un pochettino, è questo effetto dei carciofi che ho appena fritto. Vedete, qui lo fate anche col gambo. Praticamente hanno questo effetto frittella. E sono, il profumo non ve lo posso far sentire, ah, ma sono uno spettacolo. Ve ne apro uno pure. All'interno sono tenerissimi e hanno questo effetto frittella e sono non buoni di più. Infatti c'è gente che sta sotto casa tua. Io invito a pranzo o a cena, mi chiedono i miei carciofi proprio per questo motivo. Guardate, si sta facendo già la frittella anche a questo. La musica. Quindi guardate, sembra una pastella di pane, di pasta, di farina. In realtà la farina è solo messa nella prima impanatura, poi diventa una frittella. È profumatissimo. Il carciofo è tenerissimo perché non abbiamo il fuoco ad altissimo, diciamo al massimo, ma ce l'abbiamo una temperatura media in maniera tale che cucina
si cucina all'interno ma non brucia, questa la possiamo già girare, come vedete questa è quasi pronta, a me piace un po' dorata e sono deliziosi. Ovviamente io vi consiglio di farlo per un pranzo o una cena, diciamo, importante, può essere il pranzo domenicale, non è certo un qualcosa da fare tutti i giorni, però vi garantisco che è sia un secondo oppure un contorno se volete fare qualcosa, diciamo, in più, ma è un ottimo anche piatto unico. Io ve l'ho voluto fare in diretta proprio perché ci tenevo a farvelo vedere. Vi saluto, so Gino che tu sei assolutamente sì, con l'acquolina in bocca. L'hai capito, no? E vi saluto, vi do grazie, un abbraccio e ricordatevi che si mangia per fame, ma si cucina sempre solo per amore. E alla fine ci ricordi bacio, sempre che... Bene. No, alla fine poi ci ricordi che sempre che noi rimaniamo digiuni praticamente, perché Gianfranco, che fa anche da cameraman e che salutiamo, poi alla fine è lui che mangia.